Allora, la mano mi è sgonfiata qua, c'è il buchino. Quindi, allora, proviamo a fare un discorso serio per ciò che riguarda un discorso, bisogna fare un discorso molto serio. Pim pom pim, pim pom pam. No, a parte questo, dico, il discorso serio non serve. Perché? Perché, poi ve lo scrivo qua sotto, com'è possibile? Tanto come fate a prendere questi antibiotici? Io già sono morto. Mamma, non posso stare al sole, non posso stare nessuno. Come si fa? Dico, cioè io sono, non voglio fare nomi, evitiamo di fare nomi perché è complicato, poi il discorso diventa complicato. Però come faccio io a essere una persona? Ci sono stati dei fatti particolari, no? Di rilevanza penale a persone attorno a me, no? Comunque di primo grado, di stretta parentela. E io già ero stato informato, ma non ufficialmente, ma per vie a chiacchiere. Quindi io ci sono dei fatti di rilevare importanza, dove ci sono anche nel mezzo dei pubblici ufficiali, insomma delle persone che svolgono delle funzioni pubbliche, delle cose pubbliche, in città, in diverse città, quindi qua dove vivo io ora attualmente a Siracusa, e lì dove vado che ho i figli. Quindi io non sono stato informato a livello ufficiale, per come devo essere informato, quindi io mi trovo magari a girare in questa città o in un'altra città o in un paese, avere a che fare con delle persone che potrebbero essere anche dei potenziali soci di queste persone qua con cui hanno avuto dei problemi, o dei medici o dei dottori o dei pubblici esercizi, degli ufficiali, delle cose con cui ci sono stati problemi appunto in famiglia e in cose. Io non sono stato informato, quindi vado in giro magari a stringere mani, a salutare e a fare persone che c'entrerebbero probabilmente anche sui fatti della mia vita personale, e quindi io non posso andare in un ufficio perché se ci sono state cose di rilevare a me non interessa come si è risolto, anche perché nessuno mi ha informato dei fatti. Quindi non so se si è risolto e non so i nomi e cognomi delle persone che erano implicate, che erano all'interno di queste cose qua, e come si è risolta la cosa. In più, altre persone come questo mio zio si sono collegate qui dove vivo, perché lui abita qui e svolge dei lavori pubblici ufficiali, ha svolto dei lavori, delle cose così, ed è collegato lì con la mia ex moglie, dove ugualmente lei dice che conosce agli amici, ai cugini, alle forze dell'ordine, la conoscono tutti, dove hanno amicizie, e sfruttano queste amicizie per fare che cosa? Per difendere che cosa? Per avallare che cosa? Per utilizzare che cosa? Per sostenere chi? Per favoreggiare chi? Stragisti, cioè persone che quando è nata mia figlia mi hanno cercato di mettere della roba per farmi uscire fuori di testa, non so che cosa, ma si potrebbe capire perfettamente. E poi è continuato fino a ora, nell'altro figlio, con le altre situazioni, qui e lì. E in più si sono fatti i documenti, si sono firmati le carte dove io non posso dire niente, non posso fare niente, raccontando palle, raccontando cose, e facendo da ponte qui e lì, e non informandomi invece sui fatti veri, penali o presunti veri, ma penali, cose gravi, dove sono
in mezzo infilate altre persone che fanno pubblico ufficio, quindi potrebbero essere impiegati, medici, ecco. E io mi dovrei fare anche curare, fare levare le mie cose, che ho qua questa voglia, questa cosa ce l'ho da una vita, che non ho potuto fare perché mi hanno cercato di distruggere nel lavoro, nei soldi, negli studi, negli affetti, nei figli, qui e lì. Cioè, ma più collegati di così, e nessuno a me invece mi informa sulle famiglie e le persone che potevano avere legami e cose varie lì e qui. Ma tu dimmi se questo è cosa. Questo significa favoreggiare, favoreggiamento a stragisti. A me me ne frega se voi avete dei posti di prestigio, come dice mia moglie, le conoscenze, la mia ex moglie, come dice mio zio, cioè. O i miei familiari, quello che hanno fatto, a me nessuno mi ha informato sui fatti successi, veramente, cose penali, quindi io potrei essere in pericolo qui e lì. In più si sono messi d'accordo inventandosi cose qui e lì, e in più si fanno forti che loro hanno amicizie, che loro sono persone conosciute, peggio, peggio ancora, io una cosa del genere me la posso aspettare, rimbovo rusciazzato da gente, ma no, da persone che più si dipingono come persone che hanno posti di prestigio, conoscono persone famose, e quindi a chi vi state tirando in mezzo? Più grave di questo, favoreggiamento, a stragismo, a terrorismo, perché il terrorismo ingloba tutto, mafie, sette, pazzi, psicopatici, famiglie, pedofilia, ingloba tutte queste cose qua. E io con che cosa e che cavolo ne so io di quello che può fare un mio parente o un parente prossimo mio, un parente acquisito, che cazzo ne so, e non mi informano, e in più vanno a fare, quindi io mi trovo in mezzo a della gente potenziale, socia, associata o comunque incriminata che c'entra qualcosa in queste situazioni qui. Senza neanche saperlo, a contagio, quindi potrebbero essere anche in mezzo amici, cose, persone e cose per anni senza che io sia informato ufficialmente sul pericolo di queste cose. In più sono stato informato io, i tribunali e la gente, familiari, ecco perché poi le persone si possono informare, ecco, di cose invece sbagliate, cioè cercando di farmi capire come io la devo ragionare. Io non devo ragionare in nessuna maniera se non per la verità. Tanto è vero che ho tentato di raccontarlo. Io sono ultimamente anche, mi fa schifo, forze dell'ordine, carabinieri, polizie, finanze, politica, magistratura, che non ho mai odiato. Ho sempre avuto le mie idee, sono una persona del sud, quindi siamo stati sempre a stretto contatto da bambini. Con diversi tipi di razze sociali, sembra brutta questa parola, ma è così, di strati sociali. Quindi, e non ho mai mostrato nessun segno di odio, ora sì, perché ci sono delle motivazioni. E mi dispiace perché devo dire che mi dispiace anche perché io questa cosa qui, dove ho potuto cercare di raccontarla per difendermi dal. Perché sono stato chiamato, non è che io sono andato mai da qualcuno, anzi, ho cercato di evitare di fare queste infamie cose. Me ne sono andato. Quando mi avete chiamato per accusarmi di quelle cose scritte, inventate, che secondo me è per impolverare tutte le situazioni e per lasciarmi una bella cosa sulla tomba, su qualcosa di brutto e di cose, invece ho cercato di raccontare la verità, ma non era possibile ed è anche comprensibile perché sarebbe un discorso da fare molto complicato. Ho provato a farlo con gli avvocati, ma non lo fanno. Fino a che ho provato a raccontarlo e ho potuto raccontarlo a una carabiniera femmina che mi dispiace pure perché mi sembrava anche una persona abbastanza che ha cercato di. Mi dispiace perché almeno quella ha pigliato il telefono e ha provato a chiamare a mia figlia da loro, da dove erano le cose, vedendo che nessuno risponde. Penso che gli ho chiesto, mi ricordo, ma esce il numero 0, il prefisso? Esce il prefisso? Sì. Non mi sembrava molto sveglia, molto cose, però lo ha fatto.
E nessun altro ha fatto questo. In più io gli ho detto: guardi, io non so lei che profilo ha della mia vita, ma siccome io sono stato accusato di alcune cose e mi trovo qui a fare una controdenuncia per queste cose qui, sono stato accusato. Guardi, magari lei si trova davanti un quadro di una persona a cui hanno imbrogliato delle cose. Guardi, che sono una persona accurata anche nelle frequentazioni, nelle cose da giovane. Certo, non è che sai la pelle. Nella pelle c'è scritto le persone chi sono. Io me lo ricordo, gli ho detto: guardi, che io sono una persona molto accurata nelle frequentazioni, nelle cose che consumo, nel bere, nel fumare, anche nel mangiare. Perché? Perché mi è capitato, quando è nata mia figlia, sono stato immediatamente bloccato da questa carabiniera che mi ha detto: lascia stare, come molte altre persone, per ora parliamo dell'ultima cosa. Perché sei qua? Cosa devo dire? Qua? Wa? A? Qual è l'ultima cosa? Il punto? L'ultima cosa è che dovevamo telefonare a mia figlia, mi ha bloccato, ma io glielo ho raccontato. Guardi che a me mi stavano facendo del danno, penso che c'entrano. Devi parlarmi, intanto chiamiamo tua figlia. Dopodiché io, questa persona a cui mi dicevano di parlare tutti, là, mi dicevano: lei deve parlare con questa marescialla, lei deve parlare con questa. Purtroppo questa persona non c'è più. Per non lo so il motivo, gli hanno sparato, si è buttata, non lo so, non me ne frega niente, non sono problemi miei, non devono essere problemi miei, e secondo me state favoreggiando degli stragisti che inglobano tutto. Poi non lo so io cosa è una casualità o sono delle cose, ma non sono problemi miei e non esiste una legge che io mi devo girare tutte le caserme. A me mi dispiace per una chiunque sia che mi dà un calcio, è uno che mi dà un calcio, non è che qualcuno si può permettere perché è istituzione, perché è una persona di prestigio comportarsi così. Forse si può fare a Umma, dicendoli in faccia alle persone: ma questa cosa qui non è possibile da fare faccia a faccia, ditelo davanti a tutti, che siccome tu sei famoso, sei potente, sei cose, puoi fare quello che vuoi. Probabilmente è così, ma lo devi dire zitto, è Umma, non ti puoi permettere di dirlo ancora oggi, nel 2019. Quindi a maggior ragione, se c'è una persona che anche fa una cosina così, che per voi sarebbe il suo lavoro, e magari per me ancora meno del suo lavoro, perché il suo lavoro era ascoltare quello che io gli stavo per dire, perché era una cosa gravissima, che quando è nata mia figlia mi hanno fatto le cose, quando è nato mio figlio, ogni volta che ho avuto un lavoro, una cosa, parente, hanno cercato di distruggere le affetti in mezzo a parenti, non lo so io che cazzo in più, ma hanno cercato proprio di, capito, di giocare con cose somministrate. E non significa perché io mi fumo una cosa o mi bevo una birra che la so distinguere la differenza tra una cosa e l'altra. E più volte è capitato, ed è capitato anche con i documenti, con le carte, con le falsificazioni dei documenti ai tribunali. Ha un altro modo di portare una persona alla fine a farla ammazzare, buttandomi nelle strade, levandomi i soldi, cercandomi di far restare con 2 euro in tasca, levandomi i miei diritti, quello di chiedere i soldi a una ditta che non mi dava i soldi e che non mi ha trattato e non ha fatto bene dopo che gli ho fatto fare milioni e gli ho fatto fare tutte cose discusse a Cudin dall'aria, ammazza e uccidi. Quindi questa è la realtà. Anche se una persona fa una cosa così per me, anche se potrebbe essere veramente che non ha fatto nulla, poco e niente, ma sempre meno del niente, per niente, per niente che hanno fatto gli altri. Almeno a questo a me mi risulta. Quindi, per me, quella era una marescialla, una persona che almeno ha provato a chiamare mia figlia. Non c'è più, io che cazzo ci posso fare? Che cazzo ci va? Andate a ruspigliarla e ci fate contare cose. Lei è stata un'altra persona informata, minimamente, non ha voluto, ma io che cosa ci posso fare? Persone collegate, molisane e siracusane, palazzolesi collegate con le cose a cercare di fare, e poi io vado a Roma e si collegano con uno di Roma, si collegano di qua, perché sono in mezzo a istituzioni, gente, famiglie e cose. Ma voi state favoreggiando, si dice così, state
stragisti, terroristi. Cioè, ma che spacchi sono bestia? Ma che cazzo state facendo? 15 minuti a scassarmi ancora il cazzo con queste cose qua. 15 minuti a rompermi i coglioni dopo 15 anni di sviamenti, di depistaggi. A me. Io sono calmissimo, eh? Sono troppo calmo. Questa è tutta calma. Gli mossi, i cosi. Ah, sta roba. Gli è sgamata, rorue. Se io fossi morto, e allora? Siccome non sono morto, sono qua e ve lo dico. E non potrei essere in altro modo per potervelo dire, perché non vogliono.